Marta e oggi siamo qui tornati sul campionato di Melagodo. Questo ragazzi sarà un po' diverso perché vedrete la partita che recupererò io con Gabbo di Squared che nella scorsa puntata non si è potuta fare e poi vedremo quelle che sono state le differenze con il mercato di riparazione delle squadre, quindi un po' più tranquilla, un po' più corta. Con me ci sono Ron e Johnny Crick. Aloha! Maestro, la sua voce è troppo soave, maestro. E comunque direi di non perderci in chiacchiere, di partire con la partita. Maestro contro Gabby Squared. Pure io. Vai. Ed eccola qua, la classifica, quella prima che si aggiorni. Sì, avete due asterischi virtuali, tu e Gabby. Esatto. E esatto. Vediamo Ron a 17 punti, 0-16 insieme a Dredd, Johnny Crick, Danny Battle e Mollo a 13, poi ci abbiamo Zamp a 11, io e Gabbo a 9 con la partita da recuperare che vedrete, e Delux a 5 punti. Uno dei due di voi, zio, che vince potrebbe riaccorciare ancora di più il campionato perché saremo tipo in 5 punti in 6 sette sì. persone, incredibile. E comunque, insomma, questa qua è la partita, la stiamo guardando, quindi, insomma, io lascio commentare voi, visto che io ci sono. Vabbè, io non l'ho mai vista, non fa neanche il punteggio, neanche. Però volevo anche dire a Teo che sta sentendo la mia presenza, Comunque, attenzione, il maestro! È brutto da dire, Johnny, questa cosa, comunque inizia a sentire un po' il fiato sul collo degli inseguitori, diciamo. Ah, il fiato sul collo? Ah, si dice così adesso? Sì, perché la presenza è un po' brutta. Comunque, sì, non è bellissimo. No, tiri da una parte e dall'altra, si stanno studiando, Gabbo in grande spolvero dopo l'ultima performance contro appunto il sottoscritto, lo ringrazio. Vabbè, per il 4-1. GG Quadrado, GG ma... Cos'è? È rigorino. È maestro, qua... Ragazzi, non posso fischiarmi da solo. Però, cioè... scusami, Ron, il maestro lì è stato molto astuto, perché comunque sa che facendo così si crea il rigore... No, quella è l'esperienza del maestro. Certo. Ha anche minacciato l'arbitro di fischiare e riesce anche a segnare. Ha anche minacciato il portiere di stare fermo in questo grande rigore. Movimento del portiere. Senza saperne tirare i rigori, Gabbo di Squared non si sapeva buttare. No, ma maestro, ma è il suo terrore psicologico che fa gli avversari. E le minacce. E le minacce. Comunque, attenzione, Gabbo, subito col pallonettino. Break bite. Bella cos'è parata, cioè il è un tiretto un po' così. Attenzione. Il tiretto? No, vabbè. Sai chi gliel'ha insegnato questo? Te? Chi è che gliel'ha insegnato? Io. Chi è che te l'ha insegnato? Grande Johnny. Te. Con deviazione del difensore. No, è proprio autogol. È proprio autogol di Chiellini. È proprio autogol. Ma sì. Che schifo. Vabbè. Uno pari, partita abbastanza equilibrata comunque a livello di statistiche. Secondo tempo subito, Red White. Che dopo vedremo comunque anche i cambiamenti del Gabbo questa partita. Non aveva dentro i cambi che hanno fatto, che hanno già in questo momento nella squadra. Sì, però per sua mercato. Decisione, perché io li avevo e lui ha deciso di non metterli. No, ma è ovvio, l'ultima giornata di campionato si deve far finta che come se... Oh, ma che cazzo è? Vabbè, raga, ma cos'è sta roba? Oddio! era il papuno. Ma il papu non ce l'avevi, Marza? Sì, ma qua l'ho messo, ti ho detto, noi avevamo le squadre nuove e lui che ha deciso di non metterlo. È Gabbo che ma tu hai giocato quindi con una squadra più forte. Cazzi sua, non l'ha voluti mette. Ma che cos'è? Ma che cos'è sta roba? Dai, regà, ma cos'è che si vede in sto campionato? Prima c'è... Nel palo di prima c'era una prateria e qui la gente muore in area. Guarda qua, però, cos'è? Autogol. È pari, Sì, ma un rigore e due autogol sta parita, ma che cos'è l'anticalcio? Sì, non è stata bellissima, però perché io ho cambiato anche modulo, no. Si vedrà dopo, quindi dovevo capire come giocare. Cazzi, è la partita dell'oratorio questa. Ah, mamma mia, regà. Boom! Centrale. Poi parla ancora Gabbo in attacco, tira da tutte le parti. La disperazione questa. Vabbè, tu Teo dovresti ricordarti comunque dei tiri di Gabbo da lontano, Lasciami perdere, Johnny, che io la disperazione la conosco bene quest'anno in campionato. Attenzione, Mertens. Vabbè, ancora dritto per dritto, però, raga, non si ferma più. Ragazzi, rigore, no, magari, cioè... Il maestro si lancia in una serie di FIFA obiettivi, ma non c'è. Guarda che schifo. Cos'è? Raga, io veramente. Guarda, da una parte potrei dire il karma ti è rivelato contro Gabbo. Dall'altra, però, non ce la faccio. No, però ti assicuro che avevo fatto un sacco di azioni come si deve. Sì, ho capito, ma dall'altra parte non ce la faccio a. Ma ragazzi, ma è una questo, partita . Con questi gol. Comunque. Perché l'ha toccato il portiere di nuovo, Gabbo! Ah, vabbè, Sì, ho capito, ma anche qua il portiere. Sì, il portiere se l'è fatta passare in mezzo alle mani. Vabbè, ma l'ha messa nell'angolino basso. Ma Johnny, era una ciabattina era quella.
Adesso c'è Battina, Teo, era un tiro angolato. Che vabbè, che... ma ci sono delle praterie che... incredibili. Higuain! Maestro, cosa mi sbaglio? Io non le so fa sti gol. Ma c'è il gol della merda, Marza. Però no. Finisce qua la partita più raccapricciante per chiudere il girone d'andata. L'avete fatta voi, ce l'avete fatta. Il maestro 3-2 batte Gab e quindi si porta a 12 punti subito dietro a tutti gli altri, perché comunque io sono 17, sono primo, tu sei sesto, settimo, a 12, siamo lì in 5 punti. È tutta lì la classifica. Cioè in 5 punti cambia tutto, basta una partita e può succedere veramente tutto. Sarà un secondo girone di ritorno, un girone di ritorno, perché insomma. Qua avete visto anche la classifica marcatori aggiornata, è cambiato esatto. Ben poco, perché sono tutti autogol. Effettivamente. Comunque insomma, qua abbiamo il mio pack opening, dove trovo... Ma cosa? Goretzka! Non costa un cazzo, Marco. Sì, infatti no, 50.000 lo vendo. No, 60.000 lo vendo. Oh, a Velle 60.000! Come 60.000 un cazzo, zio? Io ho trovato giocatori da 10... Vabbè, ma io l'ho visto celeste e ho detto cazzo. Ho capito, non è che siamo ai toti, Questa è la tua squadra, Marco. Sì, questa è la squadra con cui ho giocato, tra l'altro. Non male. Holy shit, Papu Gomez, sappiamo tutti che bugga un botto. Sì, però è l'84. Qua invece che cos'è? Qua è uno che trova la lana. Comunque, degno pack opening. Gran giocatore, comunque. Questo è Mollura. Sì, che ha giocato un bel po' a FIFA, mi sembra, dallo storico. Si stava allenando come una bestia. Ha detto che è andato una stanza allo spirito del tempo per migliorarsi da inizio d'anno. Keylor Navas, 5.000 di giocatore. Si allenava con Goku. Che giocava con Goku, sì, con i braccialetti tipo quelli pesanti. Ma che storico c'ha Mollu! Però 114 sconfitte. E niente, comunque pesanti. Lui ha cambiato Belotti. Ha messo Belotti davanti. Sì. E Buonaventura. Comunque è una bella squadra, un bel attacco. C'è una bella, c'è una bella squadra, non sì. E Manolas, che è un bug estremo quest'anno. Ah, che schifo. Chi è? È io, zio. Fai schifo. Ho dovevo, perché il mio centrocampo avevo Sciacca, Herrera e Fernandinho. Ho capito, ma no, Kanté, non è che... Cioè c'ha 81 di difesa Kanté a centrocampo. E 84 di fisico. Va, e... pure Vardi. Vardinho. Vabbè, ma che squadrone c'hai? Ma te parli, cioè, con che coraggio? Ma guarda, guarda te, cioè, ma perché le partite devono essere già segnate ancora prima Johnny, del girone Johnny, del Johnny, hai Cavani davanti e tutta la Francia. Cosa vuoi? Ma è Cavani. Stai non zitto! E qui c'è Zampone. Qua è Zampetta. Che sbusta 600 trova? Crediti. È Verdone. Ah, i Verdoni non valgono un cazzo. No, è Verdone. Chi è? Zazza. Un po' più abbronzato, però ci sta. E niente, lo storico di Zamp non scherza, raga. Raga, quanto costa quell'altro? Un cazzo. Douglas Costa. Douglas non costa nulla ormai. Comunque trovare Douglas Costa è sempre tanta roba, io non ho trovato mai niente. Chi è questo? Tremolina. Johnny, chi hai trovato nel pacchetto di apertura del campionato, scusa? Giastron. Ecco, Higuain 91. Che culo comunque, Silla. Sta zitto, Marza, tu no, che hai trovato? Magari Kovacic. Non lo so, non me lo ricordo. Buono. Bella sta screen. Dal cellulare ha preso la formazione. Che cosa? Che schifo. Cosa? Comunque. Perché? Cos'è con uno screen orrendo? Dal cellulare che metto comunque due giocatori. Qui abbiamo Godred invece. Che ha fatto il video con te, Ron, ha cambiato poco e niente. Che ha cambiato, Dredd? Li fa vedere tutti. Comunque sì, ha cambiato Gundogan in mezzo al campo, che anche quello era una buona scelta che potevo fare, ma ho preferito Kanté, che è un po' più difensivo. Un po' più forte, buggato. E davanti Lukaku. Lì io ho fatto un po' di opzioni, perché c'erano Costa, Kane... che cazzo c'era ancora? Ce n'erano altri, però lui ha scelto Lukaku perché... Si è preso Luca Chigno, quindi vuole buggare. È bello duro davanti, diciamo. Anche diciamo perché che... lui c'ha Mané. Ricordiamo Lukaku, Sterling, Mané davanti, insomma. Che non è una buona cosa, esatto. guardalo qua, 84 di fisico davanti. Questo qua ti porta dietro tutta la squadra. 82 velocità, 82 tiro. Qui abbiamo invece il pack opening, cioè, non ci presentano il pack opening. Sì, non sappiamo mai di chi è. È sorpresa. Sommer, ma che cazzo è Sommer? Ah, questo è Delux. Ah, è Delux, è Delux. Sembra Blur. Come Delux sembra Blur? No, quello lì Blur, quel tizio che ha trovato all'inizio. No, non sembrava, Johnny, sei tu pazzo. È Mallo, ha trovato anche questo. Ok, trovato Mallo che costa 14.000. Allora, lui, che, per quanto so io, che ho giocato qualche amichevole in sti giorni, ha messo Benzema davanti, Infatti si è visto. Benzema davanti. Non so, forse ha messo Benzema, perché ha venduto, penso, quella a 15.000 e si è comprato Benzema. Effettivamente. Cosa sta facendo? Sta giocando a Magic. E non gli ha fatto vedere la scuola!
acqua, ma Deluma. Douglas Costa. Sempre. Oh, un verdone. Chi è? McGeady. Ah no, è bugia, no, tutti. No, è Duffy. Purtroppo nulla. Zabaleta, vabbè, ma. Raga, questo è Gabby Squared. Con 11.000 Oh, il pallone. Oh. Ifone? No. Chi è? Dost. 90 di tiro comunque, 88 ragazzi, di fisico. 90 di tiro? Che 88 di fisico, John, è un camion quello. Oh, ancora Gabbo. Vabbè, ma questi non valgono un cazzo. Zaza questo, ragazzi. Comunque lui ha preso la cassette davanti e sì. Paillet alla sinistra. Vabbè, anche lui. Vabbè, ma davanti aveva Bright Vibe. Questo qua è Johnny Cruz. Johnny Cruz, che ha messo tanto questo, te, Johnny. Ho messo solo CD Bad Blue, raga, perché ho sbustato, non ho trovato un cazzo, ho messo solo lo screen. No, più che altro perché la tua squadra non aveva migliorie da potergli sta fare. Sta zitto! Ma cosa? Sì, non esistevano. Hai preso Kanté e Vardy, ancora parli. Eccolo. Oh, chi è? Cristiano Ronaldo blu. Doppio. È verde, mazza. Vabbè, verde. McCarthy. Vabbè, 81. Doppio verde. Vabbè, ci sta, guarda i coriandolini come ma svolazzano. Chi è? Soprattutto Battle. Che ha 97.000 crediti. Vabbè, sì, ma non valgono. È il suo account principale questo. E c'è anche 3.500 FIFA points. No, Walkout. No, come Walkout. No, Walkout. È Walkout. Chi è? Ma chi? Griezmann, no. Porco due. No, ma che culo. Un botto. Quanto costa? Ma ha trovato Neymar all'inizio. Griezmann mo ha finito di sculare. Cos'è 200.000 Griezmann? Cos'è? Io lo ai tempi costava 2.50, adesso un po' di meno forse perché è uscito l'IF così. Raga, però ma quanta roba sta trovando? Cioè solo lui li sta prendendo. Ma che cosa ha trovato? Ne ha trovati altre robe. E che cosa ha creato qua? Comunque ha dato una sistemata al centrocampo perché non era abbastanza forte. E chi ha comprato? Però io non me la ricordo. Adesso mi sfugge il nome di quello lì. Vabbè, ma tanto è una corazzata ugualmente. Oh, ma questo è Zano. È parte del video suo che ha fatto sul suo canale, dottor Alonso. Credo non abbia trovato un cazzo Zano di così forte. No. Che bello è vedere lo Zano che muove la bocca ma non si sente un cazzo. Chi è? Perin. Come chi è? Marzia. Vabbè, ma chi se lo cura? Ciccio Perin. Oh, Nani. Sì. No. Ma chi? Oh. Randolph. Ah, è sempre lui, è sempre Catwood. Ah, Westwood. Chi è Catwood? È quello del è il liquido la Catwood. Vabbè, è niente. Culo proprio. Se l'è presa in culo qua Zano, comunque. Questa è la forma, questa è la rosa, ha preso Embolo. Embolo. Oh, minchia, one to watch, se questo qua diventa if implode. Sì, ragazzi, sì, ma forse forse è che Bentaleb. Non hai visto. Perché ma non hai, però non hai visto le caratteristiche di Embolo, Comunque, ragazzi, insomma, adesso passiamo a far vedere quelle che sono le giornate, che le partite che si giocheranno nella prossima giornata, che sì. Vedono me contro Zamp, Gabbo contro Johnny Crick, Ron contro Zano, Fred contro Mollu e Danny Battle contro Deluxe. Quindi che dire? Le partite, alcune al vertice, alcune no. Io non è per gufare Ron, ma gli imprevisti possono sempre succedere. Vabbè. Grazie Johnny, ormai sono pronto a tutto. Gli amici. Vai Johnny Crick. Vabbè, ma battuto una volta mi può battere anche la seconda, quindi sono pronto a tutto questa partita. E comunque ragazzi, da noi è tutto, vi ricordiamo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, cerchiamo di arrivare a 20.000 come ogni giornata e ci vediamo domenica prossima con il ritorno del campionato. Bella. Dai raga, bella. Bella raga.